Agli occhi illuminati dall'emozione, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, mentre racconta di suo padre indossando la sua bombetta, un'emozione di quelle sincere che si provano solo nei confronti dei grandi uomini, come lo fu il nostro principe della risata. L'occasione di quelle importanti, Liliana, per pochi giornalisti, apre la sua casa, così piena di ricordi, per festeggiare i suoi 80 anni e lo fa raccontando aneddoti sorprendenti come quello dell'onorevole Trombetta, celebre scena di Totò a colori che Liliana svela essere tratta da un incontro realmente accaduto tra Totò e Giulio Andreotti. Si incontrarono e lui lo andò a salutare, devo dire, e nel vagone letto dove stavano tutte e due, e quando fece l'onorevole Trombetta fu proprio Andreotti che lo ispirò. E lui gli diceva, sono l'uomo più tartassato del mondo. Dice, allora De Curti? No, non De Curto niente. De Curtis, sono De Curtis, non De Curto niente. Era un papà straordinario. E devo dire che lui mi diceva sempre, non ti sedere nessuno. È sulle ginocchia di nessuno. 80 anni di figlia che verranno festeggiati anche al Teatro San Carlo il 13 maggio alle 21 con un concerto in cui il cantautore Gianni Lamagna omaggerà tutti i grandi come Viviani, Chaplin, Taranto e De Filippo, ma soprattutto omaggerà Totò, il re della risata, quella più profonda, cioè quel riso che non ignora l'esistenza del pianto. Quella risata di cui il mondo ha bisogno oggi più che mai. Ci sarà questa occasione specialissima per gli 80 anni di Liliana, che è la protagonista anche lei di questo concerto, ma che questa volta sarà l'omaggiata principale. Chi verrà al concerto ascolterà principalmente le canzoni di Totò, sarà riproposta la parte più intima di Totò. E di Don Paradiso, perché non porto un look? Non nel saccio, risponga gente e faccia su pizza e riso, ma rindo vola e tutta la parete.